Amici di Stella nello Sport, ben ritrovati, 42esima puntata del nostro magazine in questo 20esimo anno di Stella nello Sport. Non ci fermiamo, neppure dopo la grande festa dello sport che vi stiamo continuando a raccontare con immagini e bellissime interviste realizzate al Porto Antico. Siamo andati avanti e nel weekend abbiamo vissuto un evento con una finalità importante. Tutti in campo con Paolo e Mattia sul campo del Baiardo, grazie alla squisita collaborazione del presidente Cristina Erio e di tutto il Baiardo, con il supporto di Stella nello Sport e di Ansaldo Energia. È stato organizzato da Davide, Simone e i tanti amici di Eros Cinti il quadrangolare dedicato proprio ai figli Paolo e Mattia, con una raccolta di oltre 7.000 euro che saranno dedicati all'acquisto di una cameretta e di altre cose necessarie per i due bimbi di 6 e 11 anni. Una bellissima gara di solidarietà alla quale hanno partecipato tanti campioni del calcio e dello sport, non solo genovese ma anche italiano. Siamo davvero orgogliosi di essere scesi in campo anche noi al fianco dei tanti amici di Eros, nel ricordarlo e nell'essere vicini a Paolo e Mattia, e ci auguriamo possa essere un appuntamento che avrà un seguito. Noi eravamo anche nel weekend a Chiavari per una manifestazione di livello internazionale, il Grand Prix di badminton, per la prima volta approdato in Liguria. Chiavari e in particolare la società organizzatrice, che è il Tigullio Badminton Club della vulcanica Gabriella Carletti, è riuscita a portare e a organizzare qui una tra le più importanti manifestazioni del nostro calendario nazionale, il torneo Grand Prix, tra l'altro intestato quest'anno a una ragazza giovanissima, ad Alissa, che è scomparsa per un problema fisico e che è stata una tra le più brave promesse del badminton regionale. Ci sono diversi progetti della Federazione Italiana Badminton che noi attuiamo sul territorio, nelle scuole, per formare gli istruttori, ma per formare anche gli insegnanti di educazione fisica. Questo qua è il viatico che noi dobbiamo assolutamente seguire, perché il badminton deve essere promosso, sì, fatto vedere, ma deve essere anche, dobbiamo dare la possibilità anche alle persone di poterlo insegnare, poter far vedere cos'è e come insegnare il badminton come sport, non come gioco. È iniziata tanti anni fa, quasi per caso, perché ho fatto un corso di aggiornamento e mi è piaciuto tanto il badminton. Cercavo di una cosa, uno sport per insegnare ai miei alunni. Sono un ex insegnante di educazione fisica, quello che è l'essenza dello sport, il fair play, la lealtà, il rispetto delle regole, il rispetto dell'avversario, e il badminton rappresenta tutto questo. Quindi ho iniziato così e sono andata avanti, ho creato questa società, prima a Borzonasca, perché altri spazi qua nel Tigullio non ci sono, non c'erano. Per fortuna da quest'anno siamo anche a Chiavari, ed è, insomma, tutto iniziato in questo modo. Badminton è più che uno sport, e posso dirlo perché prima giocavo, in seguito a un infortunio non sono riuscita ad abbandonarlo, in quanto è come una famiglia. Entrare in un palazzetto dove stanno giocando a badminton vuol dire andare tra amici e essere in un ambiente dove sei sicuro che qualcuno ti starà sempre al tuo fianco. Da Chiavari a Genova, nel Levante, nella casa della Gym Box L'Ardita in Viale Carrara, vi portiamo alla scoperta di questa disciplina. Una giornata di divertimento per tutti, sia per i più giovani che anche per quelli un po' meno giovani come il sottoscritto. La gym box è uno sport che veramente si presta un po' all'italianità, è uno sport secondo me veramente che avvicina tante persone, può avvicinare tante persone al pugilato. È uno sport in crescita, in Liguria siamo agli inizi, bisogna per questo comunque ringraziare il Comitato Ligure che sta spingendo molto su questa attività. Oggi con l'organizzazione del responsabile Ligure Genchi della Gym Box e con tutti i nostri amici che oggi sono qua all'Ardita, stiamo facendo l'ultima gara di qualificazione regionale per andare ai campionati italiani che si svolgeranno a fine giugno a Lido di Fermo.
e quindi diciamo che per noi è una grande soddisfazione oggi ospitare questa manifestazione. Come Ardita Boxing noi abbiamo intenzione da settembre di iniziare proprio un corso di gym box, quindi di box light, box competition, sono i vari nomi che vengono accostati alla gym box, e puntiamo molto su questa attività, e ripeto, è un'attività secondo me da seguire con molta attenzione. La gym box ha avuto un po' di problemi perché in Liguria non ha avuto fino adesso molto campo. Ci sono forse ancora dei pregiudizi per questo sport, che secondo me è importante perché porta entusiasmo e quindi non fa che arricchire il panorama pugilistico. La gym box, che prima era chiamata light box, è una disciplina che prevede contatto molto leggero e colpi che non devono essere portati, quindi non vale assolutamente il KO, prevista la squalifica nel qual caso se qualcuno si faccia male, e quindi è una disciplina sicura e che può praticare chiunque a livello amatoriale, sempre supportato da un buon allenamento. Da Levante a Ponente andiamo a Pra, dove più di 500 vogatori sono scesi nel canale di Calma sul campo di regata per il meeting giovanile. Per noi ovviamente c'era Marco Callai. Bella soddisfazione, comunque sono stati due giorni molto intensi, abbiamo avuto appunto 900 atleti gara, le cose sono andate molto molto bene, ci ha assistito anche il tempo, che non c'è stato assolutamente vento, e i ragazzini dai 9 anni fino ai 90 si sono spero divertiti. Soddisfazione anche perché abbiamo visto tanti equipaggi liguri portare a termine la loro gara con successo. Certo, equipaggi liguri sempre in evidenza, questo fa ben sperare per il futuro. Campo di gara di Pra ancora una volta si è confermato all'altezza delle aspettative di tutta Italia. Ancora all'altezza delle aspettative, abbiamo urgente bisogno di capire bene come andranno le cose, perché ci sono state una piccola rivoluzione nella gestione di questo di campo di regata, quindi aspettiamo novità. Torniamo a Genova, nella magnifica location di Bocca d'Asse, nella palestra della Lanterna Taekwondo Genova. Stelle nello sport porta bene, ormai ne abbiamo diverse evidenze. Ancora una volta però siamo felici di poter festeggiare uno degli sportivi premiati, in questo caso Matthew Cavazzuti, celebrato il 24 maggio scorso al Galà delle Stelle nello Sport, votato nella categoria Green, nel trofeo in Salda Energia. Ebbene, è andato ai campionati italiani ed è tornato con una medaglia preziosissima. Festa per lui e per tutti gli atleti della squadra e della società del maestro Terrile. Dopo tanti anni di impegno e dopo un anno dove vincevo molto poco, ho detto questa la devo vincere, e finalmente sono riuscito a guadagnarmi il mio primo oro comunque in campionato italiano. Ci racconti un po' come è andato tutto il percorso? Allora, il primo combattimento che ho fatto è stato, diciamo, abbastanza facile. Ho incontrato un ragazzo della Puglia e me la sono abbastanza cavata, dove mi sono anche abbastanza divertito. Invece per il secondo incontro è stato un pochino più complesso, in quanto semifinale comunque, dove anche lì però sono riuscito a vincere e mi sono divertito comunque. E invece, in quanto alla semifinale, sono arrivato contro un ragazzo che veniva dalla Calabria, che anche lì sono riuscito a vincere, anche se mi sono fatto male a un piede. Comunque gli ultimi secondi sono riuscito a recuperare, a vincermi l'incontro e a portare a casa questa medaglia. Gli avversari erano molto alla mia portata, e essendo anche in una categoria sopra in quella che avrei dovuto fare, era molto più complicato per me. Sono riuscito ad arrivare terzo e il mio avversario, che è arrivato campione italiano alla Olympic Dream Cup, era molto forte.
Dal campo alla scrivania, una bella notizia, con un grande lavoro portato avanti da Giulio Ivalti, presidente del Comitato Ligure della Federcalcio, con l'assessore regionale Ilaria Cavo, con il Comune di Genova, il consigliere Anzalone, che hanno fatto squadra. La notizia è quella, finalmente, della ufficialità dell'investimento. 2 milioni di euro per il rifacimento di 6, forse 7 campi da calcio in Genova, una misura che si rendeva necessaria davvero da tempo. È finita una giornata storica questa di oggi, perché abbiamo firmato un accordo che è un impegno importante, che nasce da un grande lavoro di messa a fuoco del fatto che gli impianti calcistici di calcio di questa città avevano una emergenza e la necessità di essere rifatti per un tema proprio di sicurezza per chi gioca su questi campi. Ci è stato segnalato con forza dalla Federazione Gioco Calcio, dal suo presidente Ivalti, e abbiamo come regione recepito questo grido d'allarme e stanziato immediatamente 1 milione di euro di fondo strategico regionale per andare, diciamo, a intervenire sulla sicurezza dell'impiantistica. A questo si è creato di fatto un volano, sono quelle operazioni che poi hanno un risultato esponenziale nel momento in cui non si è da soli ma si è al fianco delle istituzioni e dei privati, perché il Comune di Genova è stato della partita, ha investito anche lui delle risorse e lo stesso hanno fatto le società, le singole società. Sono onorato di essere stato quello che ha messo in calce a questo accordo la firma. La firma mia è solo perché rappresento pro tempore le società liguri, è un risultato storico per le nostre società, per il nostro mondo, per i dilettanti. Questo nuovo rapporto, questo nuovo clima che si è creato con le istituzioni e con questa sinergia con le società che gestiscono i campi, veramente è una cosa che fa bene a tutti, fa bene soprattutto ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze giovani che avranno la possibilità di divertirsi, soprattutto anche di imparare a giocare a calcio, ma soprattutto di divertirsi in ambito su dei campi, su dei terreni che saranno un po' meglio di quelli che sono adesso. Dal weekend che è stato ai prossimi appuntamenti, in particolare Circoletto Rosso sul weekend di fine giugno con il Golf Club Rapallo che festeggia 90 anni di storia. Siamo andati a trovare il presidente. La nostra vocazione non è soltanto tennis e golf, è quello di cercare di portare questo circolo a ospitare e promuovere eventi sportivi sotto tutto il punto di vista. Abbiamo intenzione di mantenere, forse migliorare la nostra struttura proprio per aprirci a manifestazioni come stasera che proprio ci fanno piacere. Questo è un anno speciale, lo possiamo dire, state preparando insomma un compleanno che è davvero particolare, 90 anni sono una bella cifra tonda. Vero, è da tempo che siamo partiti proprio per cercare di organizzare il compleanno del circolo, 90 anni è vero, il piacere di avere tutti gli amici e i soci che sono vicini e ci tengono moltissimo. Il 30 di giugno sarà una domenica particolare e cercheremo proprio di far vedere la nostra disponibilità, accoglienza con tutte le autorità che ci verranno a trovare, ma proprio nello spirito di promuovere questo circolo per quello che vale effettivamente. Sabato 29 giugno, dunque, grande festa sui campi e sul bellissimo verde del Golf Club Rapallo. Noi ci fermiamo per pochi istanti, rimanete con noi, seconda parte ancora con tanti approfondimenti, bellissime immagini e interviste dallo sport della Liguria. Ancora insieme, 42esimo appuntamento del magazine Stelle nello Sport, seconda parte che apriamo con una vetrina dedicata al Panathlon Italia. Il presidente Giorgio Costa, un ligure, a capo del movimento italiano del Panathlon, traccia il bilancio e le prossime sfide di questa associazione benemerita.
Stasera una serata meravigliosa, speciale, anche il tempo ci dà una mano perché è una giornata bellissima. La location è fantastica e quindi abbiamo grandi ospiti, abbiamo il presidente della Virtus Entella Gozzi, abbiamo il vicepresidente dello Special Olympic Alessandro Palazzotti che è venuto apposta da Roma e quindi abbiamo tanti amici e tutti i soci della Liguria. Tutto questo a testimoniare un rapporto stretto nella promozione dei valori dello sport che il Panathon Distretto Italia sta portando avanti con tanti soggetti. Assolutamente, con tutti i soggetti, con tutte le benemerite, con tutto lo Special Olympic è una cosa fantastica. Io sono andato due volte a Roma, mi hanno invitato, vedere i ragazzi dello Special ti danno una gioia, un'intensità, cioè, è proprio bello, perché sai, usate i paroloni, è bello stare con loro, è meraviglioso, ti insegnano tanto, ti danno tanta energia, tanta carica. Io sono veramente felice, tutte le volte che mi invito, allora ho detto Alessandro vieni su tu una volta e ci parliamo. Poi ci sono lo Spezia, c'è la coordinatrice regionale dello Special e quindi stasera è una festa di sport e di valori, quindi sono contento. Perché riteniamo che fare e non comunicare e quindi non formare le persone non sia produttivo. Quindi il Panathon oggi, che ha un presidente internazionale di altissimo livello, il dottor Zappelli, magistrato della Corte Federale Svizzera, ha dato queste deleghe e io come vicepresidente internazionale, perché l'Italia aspetta o la presidenza o la vicepresidenza, ho questa delega che cerco di mandare avanti per formare un Panathon più moderno e più attinente alla nuova realtà. Per tutto l'anno la Sciorba è la casa del nuoto con una sequenza impressionante di eventi e di appuntamenti. Ora però, con l'estate finalmente arrivata, il sole e il caldo, è tempo di camp estivi e di un programma davvero ricchissimo. Ce ne parla Luca Carlassare, direttore dell'impianto. Inauguriamo il centro estivo, ospitiamo i bambini di tre fasce d'età, piccoli piccoli da 2 anni e mezzo fino ai 4 anni, poi dai 4 ai 10 e poi da 11 a 14, quindi abbiamo un'offerta differenziata a seconda dell'età. Maschi e femminucce provenienti da tutta Genova passano una settimana intera, anzi più settimane, abbiamo richieste anche per 10-12 settimane consecutive. L'offerta è di tipo sportivo, ludico, culturale, le gite, laboratori e da quest'anno la grande novità plastic free, cioè i ragazzi non durante l'orario della mensa avranno i loro piatti personali che poi provvederanno anche a lavare all'interno di una lezione molto educativa e quindi cercheremo anche di non accumulare plastica e raccolta differenziata. La giornata tipo del centro estivo? Allora, raduno tra le 7 alle 9, immediatamente gioco, poi parte acquatica con nuoto, pallanuoto, sincro o scolanuoto per i più piccini, laboratori creativi e culturali, disegni, piante, ambiente. Una volta alla settimana poi c'è la gita, al pomeriggio dopo pranzo altri laboratori, altre attività sportive anche qui al campo sportivo a fianco e nei centri sportivi della città. E la piscina per tutti? No, d'estate è soprattutto la piscina delle famiglie per quanto riguarda quella che noi chiamiamo la spiaggia estiva, cioè le piscine all'aperto. Siamo veramente un'alternativa al mare con le piscine estive. E il centro estivo è l'occasione per i genitori che lavorano per lasciare i bambini in sicurezza. Con noi i bambini stanno bene, si divertono e fanno tanto sport. Dall'acqua ai motori, torniamo alla festa dello sport, dove abbiamo avuto l'occasione di approfondire con Sara Rivera, segretario generale della Federmoto in Liguria, quello che è il movimento, ancora una volta in vetrina al Porto Antico, con 3 giorni di show, di test, di prove, non solo con le mini moto in velocità, ma anche e soprattutto con il trial. Allora sì, siamo molto contenti, stamattina speriamo che il tempo ci assista e oggi abbiamo Morgan Ricci, Elian Saloni e Lorenzo Valentic che sono i tre rappresentanti della nostra regione per quello che riguarda le manifestazioni regionali e nazionali e sono tra i piloti più bravi che abbiamo qua in Liguria e stamattina si esibiscono qui alla festa dello sport al Porto Antico
e fanno vedere le loro capacità sulla moto da trial. E siamo molto contenti perché il pubblico è molto presente e partecipante. Tre giorni intensi, ieri e venerdì dedicati alle mini moto. Sì, tre giorni molto intensi e venerdì e sabato era presente la scuola federale di minimoto velocità col tecnico Gianluca Nanelli, che con la sua grande passione e il suo staff ha fatto provare le minimoto da velocità a molti bambini. Un grande tecnico, un grande pilota che ha dimostrato, grazie alla sua passione, tutto il suo entusiasmo per questo sport. E una delle novità di quest'anno alla festa è stato lo ski roll. Come dire, si può fare sci anche d'estate, anche senza la neve. Scopriamo insieme come. È la prima volta che lo proviamo così e c'è veramente tanta gente interessata ed è una bella sorpresa. Bello portare una disciplina come la vostra nel cuore della città di Genova. Sì, è stato bello perché comunque tanti ragazzi non conoscono questa disciplina, quindi vedono una cosa nuova ed è poi curioso. Un'attività importante riconosciuta all'interno della famiglia degli sport invernali. Sì, lo ski roll fa parte della FISI ed è uno sport che adesso sta prendendo piede molto, i bambini sono molto interessati. In Liguria siete voi, diciamo, quelli che lo praticano maggiormente? Sì, diciamo che in Liguria non è molto diffuso, quindi cerchiamo di trasmettere la nostra passione a tutti i ragazzi e far conoscere questo sport. Un'attività intensa, una grande passione, quella di Francesco Dominici, Deus Ex Machina dell'ABG Arcieri, con un'attività davvero importante a livello paralimpico e con tre giorni spesi al Porto Antico per diffondere la passione per frecce e arco. L'approfondimento con lui, il nostro Marco Callai. Sì, sono stati veramente molto elevati. E soprattutto bambini piccoli, piccolissimi, che volevano cimentarsi con questa disciplina. Comunque genitori, nonni, mamme, non abbiamo avuto un attimo di respiro. Com'è stato il primo approccio, insomma, quando si presentano questi bambini, che cosa insegnate subito loro? Ma, diciamo che è un approccio diretto, nel senso di veloce, soprattutto a non farsi male, a conoscere l'arco, a mettersi nella posizione corretta e evitare di darsi delle cordate, che è la cosa più facile quando si mettono in una maniera proprio brutta come posizione del corpo. Poi però, se uno vuole proseguire, come può fare dopo la festa dello sport? Ma noi abbiamo dato delle indicazioni come comitato regionale. Genova siamo tre società e quindi abbiamo dato un po' queste indicazioni così. Poi c'erano alcuni ragazzi da Raballo, Cereale, insomma sono venuti da tutta la regione e abbiamo dato così un foglietto dove ci sono tutte le società della Liguria. E in vetrina anche l'Elpis, i canottieri Elpis del presidente Dagnino, da sempre al nostro fianco, alla festa dello sport e in tante iniziative, anche alla charity dinner ogni anno dedicata alla Gigi Ghirotti Onlus. Siamo andati a sentire gli istruttori dell'Elpis per capire che iniziativa, che festa è stata per loro. L'emozione è bella perché comunque si dà a tutti, non solo bambini, la possibilità di trovare uno sport che potrebbe appassionarli. In questo caso, nel vostro caso, è il canottaggio. Che cosa gli fate fare? Allora, la disponibilità è ampia, ovvero possiamo offrire una prova a terra con questi attrezzi oppure possiamo offrire un giro in barca o canoa, a seconda delle loro preferenze. Il tutto griffato è Elpis, una delle società più importanti del canottaggio qui a Genova. Alla festa dello sport ci siete da sempre. Perché è importante partecipare?
È importante per far scoprire ai ragazzi il mondo del canottaggio, che non è uno sport molto conosciuto, però stiamo cercando appunto di ampliarlo e di farlo conoscere a sempre più persone. È uno sport duro, ma è uno sport che regala anche tante soddisfazioni. Assolutamente sì, richiede un impegno costante se si vuole farlo agonisticamente, però quando si arriva a vincere una medaglia l'emozione è sempre unica. Luca, qui hanno provato e stanno provando tantissimi ragazzi che chissà magari un domani diventeranno canottieri. Per te com'è iniziata la storia con il canottaggio? È iniziata tardi, cioè l'anno scorso ho iniziato a far canottaggio, sono subito entrato nell'agonistica, no? Mi alleno tutti i giorni ed è sicuramente un bello sport. Qual è la cosa più bella del canottaggio? Fare fatica, perché poi vieni ripagato sicuramente. Per quel che riguarda la scherma, Claudio Baratta e la sua Genova Scherma ancora una volta sono stati protagonisti al nostro fianco nell'area delle stelle e nello sport. Ecco il loro punto di vista. Ormai sono anni che veniamo qui in questa bellissima cornice del Porto Antico nella manifestazione di stelle dello sport. Siamo appassionati di scherma, siamo appassionati di sport e quindi ci troviamo veramente molto bene con questo gruppo di appassionati di sport come siete voi. Noi veniamo volentieri in tutte le manifestazioni e coinvolgiamo certamente i nostri istruttori, i nostri ragazzi, i nostri più giovani atleti che devono partecipare a questi momenti di socialità per far vedere che la scherma è uno sport non minore, che non esiste nel nostro vocabolario, ma uno sport meno conosciuto nel quadriennio olimpico e si conosce soltanto in occasione di grandi eventi. Quindi noi siamo qui in forze ogni anno e finché ci sarà questa manifestazione parteciperemo molto volentieri. Voi siete di fatto l'unica società che insegna e fa praticare le tre armi, qui quali avete portato? Qui abbiamo portato adesso un misto fra fioretto e spada, quindi un attrezzo che usiamo per far iniziare i bambini, molto leggero, ma che già permette di segnalare la stoccata con gli apparecchi. Qua non possiamo farlo perché siamo di giorno, c'è troppa luce, comunque è un modo per iniziare. La Liguria ha le tre armi, la spada sicuramente è quella che la fa da padrona, la sciabola viene dietro e il fioretto sicuramente non dimentichiamolo, anche se si pratica di più nel Giguglio e a Savona. Sorrisi e gioia che arrivano dalla festa dello sport e che si propagano in una estate che sarà ancora una volta ricca di impegni e attività. Tutti gli eventi sportivi in Liguria li trovate nel nostro motore di ricerca sul sito liguriasport.com/eventi. Ovviamente notizie, approfondimenti, interviste, video, foto, tutto lo sport della Liguria sul nostro sito ufficiale liguriasport.com, mentre per rivivere la 20ª edizione di Stelle nello Sport e rivedere anche tutte le puntate del nostro magazine TV, l'indirizzo è quello ormai storico, stellenellosport.com. Noi ci ritroviamo tra 7 giorni, come sempre, sulle emittenti del gruppo Primo Canale.